fare due brevissime considerazioni partendo da una frase di un grande premio Nobel della medicina, Alexis Carrel, che è stato uno dei grandi, dei primi premi Nobel della medicina, diceva una cosa che forse in particolare noi politici dovremmo aver sempre a mente: molto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore, molta osservazione e poco ragionamento alla verità. Anche per affrontare il tema dell'innovazione, per affrontare questo grande tema del capitale umano, io credo che il metodo sia sempre quello di guardare alla realtà, di guardare a ciò che c'è e di guardare a quali sono i problemi effettivi che nascono da ciò che c'è. Perché sennò siamo sempre autoreferenziali, cioè se parliamo sempre di come pieghiamo la realtà al nostro ragionamento, a ciò che noi vogliamo. Recentemente c'è stata un'indagine importante pubblicata dall'Istat proprio su questo tema. A me ha colpito di quella ricerca due aspetti. La prima è che la piccola e media impresa non innova e la seconda è che il sistema italiano della ricerca non è competitivo. Allora, per quanto riguarda la seconda affermazione, il sistema italiano non è competitivo, devo dire che il racconto che ha fatto il professor Profumo, ma i tanti professor Profumo, i tanti politecnici e le tante università del nostro paese rispondono già di per sé. Per quanto riguarda la prima, un dato è molto interessante, forse qui deriva una proposta che anche le istituzioni possono fare all'Istat in questa ricerca. Qual è il problema? Il problema è che quella ricerca non fotografa esattamente il campione vero del sistema produttivo italiano, perché tutte le imprese sotto i 9 addetti non sono monitorate, invece noi sappiamo come innanzitutto quelle imprese costituiscono il tessuto produttivo, la gran parte del tessuto produttivo, e poi invece come molta innovazione e molta ricerca nasca e si sviluppi esattamente su quel livello. E addirittura quella ricerca dice, l'Istat dice, guardate che la gran parte dell'innovazione e della ricerca si focalizza, si concentra nella grande impresa. Però c'è un dato che credo non sia assolutamente smentito, che la grande impresa, il 50% dell'innovazione della ricerca nella grande impresa è fatto in una rete, in un sistema di collegamento con piccole e medie imprese che sono collegate, che sviluppano ovviamente questo tema. Allora, la grande questione secondo me che abbiamo davanti è legata, perché la ricerca fotografa esattamente questo minus, questa debolezza, legata al tema delle risorse economiche. Perché tutti in questa ricerca dicono, allora il tema è, costa troppo l'innovazione, non abbiamo la forza in particolare per rispondere poi a questa sfida. Sapendo che la crisi, anche se guardiamo i dati, è impressionante, che le aziende che più hanno resistito alla crisi che stiamo attraversando sono quelle che in tempo utile avevano intuitivamente investito in innovazione e ricerca. Io ho presente tantissimi casi, ce ne sono tantissime altre, perché la situazione è drammatica, per cui a proposito del mercato, poi molte chiudono, molte non reggono rispetto alla crisi, ma quelle che oggi sono ancora più innovative, che reggono sul mercato e stanno crescendo, sono quelle che hanno investito in questo. Allora, veniamo alla questione e concludo il secondo punto che voglio trattare, che è il tema economico. Ha ragione Bernabé. Perché? Il problema nel nostro paese non sono le risorse che vengono date, tante o poche che siano, ma la modalità con cui si è concepito la distribuzione di queste risorse e il rapporto tra risorse, innovazione e sistema complessivo. Perché se c'è una cosa che noi abbiamo percepito, che ormai potremmo citare le teorie economiche eccetera, è evidente che esiste il sistema delle imprese, il sistema della ricerca, ma sempre di più al sistema delle imprese, al sistema delle ricerche che sono centrali, in una logica di rete occorre il sistema delle politiche pubbliche e il sistema finanziario. Fino ad oggi noi che cosa abbiamo fatto? O come sempre ci siamo confrontati solo negli ultimi anni? Devo dire che in entrambi i governi, adesso per essere molto oggettivi, si è percorso anche sul tema dell'innovazione strumenti nuovi di finanziamento e di messa a disposizione delle risorse. E il bando pubblico e la possibilità da parte del bando pubblico di accedere, attraverso il bando pubblico, ad accedere all'impresa al sistema delle risorse, che andava innanzitutto ad abbassare uno dei fattori, cioè il costo, ad andare sulla capitalizzazione dell'impresa e non premiare invece il grande fattore che deve essere premiato. Cosa produce l'innovazione? L'innovazione produce capacità di aumento di produzione, miglioramento di stare sul mercato, e allora io
proprio per, se questo è l'obiettivo, devo passare da una logica di banco, che tra l'altro non è, lo diceva prima, il fattore tempo non viene assolutamente considerato, perché nel momento in cui io partecipo al bando, sono selezionato, ricevo le risorse, ho già perso. L'unica, e ho l'intuizione di investire in innovazione e ricerca, sono già fuori. Sono fuori dal mercato e sono fuori complessivamente dalla competitività. Ma l'altro elemento negativo è che non premia la meritocrazia, non premia la selezione e il risultato. Che cosa premia? Il risultato di un'impresa. L'innovazione, la ricerca. Ha sviluppato la mia impresa? Allora, bisogna passare dalla logica del bando, dalla logica del finanziamento, alla logica del credito d'imposta. O iniziare a utilizzare la leva fiscale, questo è il confronto su cui tante volte con Enrico e con gli altri noi siamo andati a individuare delle risorse, come l'elemento fondamentale in un sistema paese per non solo mettere a disposizione risorse, ma accelerare e incentivare quella idea del rischio, quell'idea dell'impresa, quell'idea non dell'assistenzialismo, che troppo spesso vede come elemento negativo la concezione del nostro paese. Ci sono degli esempi che sono sotto gli occhi di tutti, perché pensiamo all'esempio francese o a quello inglese, è evidente che in un momento di scarsità di risorse questo è un tema che vede in particolare sulle politiche pubbliche un freno sul tema del credito di impresa, eccetera. E questo è il primo elemento di passaggio. Il secondo elemento di passaggio, vado veramente verso la conclusione, è invece quello di cui stiamo parlando e che tra l'altro la proposta di legge di Lorenzin e Mosca affronta, e cioè la finanza innovativa, l'idea dei fondi, eccetera. Già anche su questo ci sono esperienze interessanti a cui noi possiamo guardare, perché ovviamente, adesso ne vado per non a citare, proprio per non sbagliare, penso per esempio al fondo europeo per gli investimenti, al programma Seed Capital Action del FEI, che è un elemento interessante a cui paragonare. Ma se scendiamo nella mia regione, la regione Lombardia, per esempio, si sta facendo un'esperienza molto interessante appunto di quello che è chiamato il fondo Next, che opera sia come fondo di investimento che come fondo dei fondi, e addirittura c'è insieme con il fondo del Politecnico che interviene con sviluppi per finanziare lo sviluppo degli spin-off del Politecnico di Milano. Quindi abbiamo una strada che è tracciata. Dobbiamo da questo punto di vista, a proposito di politiche pubbliche, avere il coraggio di capire che questa è la strada. Da una parte la leva finanziaria che diventa fondamentale come premio, come idea anche educativa rispetto alla propria, all'idea dell'approccio dell'innovazione del capitale umano, e dall'altra questi strumenti di finanza innovativa che permettono di dare risorse. Io concludo dicendo che però poi ho sentito il professor Profumo che diceva appunto e parlava di rischio, di questione alla fine proprio per la sua esperienza educativa. Noi possiamo girarci attorno a tutto questo grande tema perché è la vera grande sfida che abbiamo davanti, ma noi abbiamo la coscienza che la prima grande sfida per la politica, come per le imprese, come per le istituzioni, è la grande sfida educativa per questo paese, perché se tutto si gioca sull'innovazione il protagonista è la persona, il capitale umano, e allora noi dobbiamo ripartire da qui, ripartire dal fatto che c'è una modalità di educazione. Oggi si parla drammaticamente del tema vero della disoccupazione giovanile, ma se noi affrontiamo questo tema che è drammatico e vero solo da un punto di vista quantitativo e non da un punto di vista che è stato quello che poi ha fatto forza in questo paese, di capire come la prima grande questione è l'emergenza educativa, l'idea di ritornare a quel desiderio, a quella responsabilità di essere protagonisti nella vita, di far sì che il lavoro non è solo il posto fisso ma è la costruzione del tema del rischio, eccetera, noi perderemo in ogni caso la sfida. Ecco, mi sembra che questo in maniera molto sintetica sia un po' l'approccio che ha voluto, che ha visto me, Enrico, ma tutti gli altri amici dell'intergruppo per la solidarietà, lavorare su questa idea piccola, piccolissima, di proposta di, non più di proposta di legge ma di legge sul appunto ritorno dei talenti in Italia, è un po' forse la strada che come politici e come istituzioni dovremmo affrontare. Grazie.